Mi chiamo Claudia Baracchi, filosofa, insegno filosofia morale all'Università di Milano Bicocca, insegno a Filo, scuola di analisi biografica a orientamento filosofico, e sono io stessa analista filosofa. Vorrei condividere con voi oggi alcune riflessioni sulla situazione attuale. Da quando l'emergenza della pandemia è iniziata in Italia, sono passati ormai quasi 3 mesi, era l'ultima settimana di febbraio e siamo ormai nella cosiddetta fase 2, cioè cauta riapertura, ancora totale incertezza e timore di un nuovo incremento del contagio. Ma a dire il vero, dalla fine di febbraio abbiamo già attraversato molte fasi e sembra passato un tempo sterminato da allora. La paura, l'incredulità, lo smarrimento, poi la risposta euforica, ricordiamo gli applausi agli angeli delle corsie in ospedale, la musica sui balconi, e poi le varie tinte del trauma, la moltiplicazione di racconti, condivisioni, analisi, iniziative. E certo, disagi crescenti e crescente ansia sociale, ma anche una sorta di assestamento. Lentamente ci siamo calati nella quiete delle case o nella loro confusione sovraffollata. Quando è andata bene, certo, e sappiamo che non è sempre stato così, né è stato così per tutti, eppure in molti abbiamo avuto modo di gustare un raccoglimento nuovo, di raccoglierci in noi, di ascoltare in quella che era diventata una immobilità esteriore, dei movimenti sottili, dei movimenti interiori. Abbiamo avuto modo di ascoltarci, di ricordarci di noi. E anche così qualcosa di primaverile ha cominciato ad accadere. Su questo vorrei fare due brevissime riflessioni. In primo luogo, registriamo oggi, in contrasto con l'estroversa fretta di riaprire tutto, da parte di molti una voglia di non uscire, anzi paura di uscire, e non paura del virus, bensì del mondo costruito, del mondo civile. È il mondo umano che fa paura, non più il terrore della natura matrigna contro la quale da sempre le civiltà offrono riparo, bensì il rovesciamento di una prospettiva millenaria, ovvero un terrore, oppure se volete un'avversione per quello che gli umani fanno, per quello che il mondo è diventato per mano loro. Dunque, paura di uscire nell'aria satura di polveri sottili, paura di uscire per rientrare nella logica della prestazione, per rientrare nella frenesia di mille attività, appuntamenti, aperitivi, cene non sempre nutrienti. Il timore di uscire quindi è anche una critica, neanche tanto implicita, al fuori, al prima, alla cosiddetta normalità. Non va patologizzato, credo, il desiderio di una certa solitudine. Non va ridotto a sintomo il bisogno di questo raccoglimento tra sé e sé, di riflessione, di un respiro più ampio, di un modo diverso di sentirsi insieme. Non si tratta di una mera strategia di evitamento, di un rifiuto problematico della relazione. Penso che si tratti anche di una risposta in qualche modo ribelle al regime dell'apparire, un tentativo di riequilibrare il rapporto decisamente disequilibrato tra estroflessione e introflessione, tentativo di compensare il vuoto della posa e dell'immagine attraverso l'invisibile, attraverso il ritiro. La claustrofilia non mi pare cosa grave in questi tempi, tempi tutti orientati alla performance, all'estroversione, all'emissività. Anzi, mi pare una misura in un certo modo sobria, salutare, la ricerca dell'essenziale. Secondo tema, si è parlato molto della privazione delle libertà. Grande dibattito a proposito dello stato d'emergenza,
che opererebbe una contrazione delle libertà civili e individuali, per esempio l'obbligo di non uscire, questa sorta di confino nelle nostre case, negli interni. Paura dunque di un'ombra cupa, di una sorta di deriva autoritaria, aumentata peraltro da sempre più potenti tecnologie del controllo. Eppure, poiché noi di fatto non viviamo in un regime autoritario, totalitario, in cui vigono torture e letteralmente catene, vorrei ricordare a noi, a voi, la libertà come essenzialmente categoria dello spirito. E per evocare la profondità di questa esperienza, vorrei concludere con alcune righe di Henry David Thoreau. Scrive Thoreau: "Non sono molti i momenti nei quali vivo sotto un governo, persino in questo mondo. Se un uomo è libero nel pensiero, libero nella fantasia, libero nell'immaginazione, sicché ciò che non è non gli appare mai per molto tempo come ciò che è, allora i governanti o i riformatori stolti non possono ostacolarlo fatalmente. So bene che la maggior parte degli uomini la pensa diversamente da me, ma costoro che per professione dedicano la propria vita allo studio di questi o di simili argomenti mi soddisfano poco o per nulla. Buona prossima fase."